Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi spiegherò per voi le regole di Ready, Set, Bet. Si tratta di un gioco che si prefigge di simulare le corse dei cavalli e le scommesse che ci sono dietro. I giocatori giocheranno in simultanea, mentre la gara verrà simulata da un giocatore oppure dall'app. Prima di continuare, considerate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se i miei contenuti vi piacciono. E ora andiamo subito a vedere il setup. Come prima cosa si prende il tabellone e lo si piazza al centro del tavolo. Viene poi preso il mazzo delle carte prop bets. Questo viene mescolato e posizionato nello spazio apposito in alto a sinistra sulla plancia. Da questo vengono poi estratte 5 carte da posizionare sull'apposito display. Si prendono poi le 5 carte Exotic Finish, le si mescola e le si posiziona nell'apposito spazio in basso a sinistra sulla plancia. Di queste carte ne viene estratta una e posizionata sullo spazio Race One, sempre di fianco al mazzo Exotic Finish. Vengono quindi prese tutte le carte VIP, le si mescola e le si posiziona nello spazio apposito in basso a destra sulla plancia. Uno dei giocatori deve occuparsi di far muovere i cavalli sul tracciato. Farà soltanto quello durante la partita, a meno che non venga utilizzata la variante per far giocare anche lui attivamente nelle scommesse. Il giocatore quindi prende tutti i segnalini cavallo e li posizionerà tutti sulla prima colonna del tracciato della gara, ognuno nell'apposito spazio in base al numero. Il giocatore che muove i cavalli otterrà anche i due dadi da 6 e i segnalini arrivo che utilizzerà durante la partita. Ogni altro giocatore invece sceglierà un colore e otterrà un set di segnalini bonus bet, 1 da 2, 2 da 3, 1 da 4 e 1 da 5. Se ci sono in gara 7 o 8 giocatori, escluso quello che farà avanzare i cavalli, dovrà essere restituito uno dei segnalini da 3, rimanendo quindi soltanto con 4 segnalini. Vengono poi posizionate a portata di mano tutte le monete, in taglio da 1, 5, 25 e 100, e quindi la partita può cominciare. In Ready, Set, Bet i giocatori vivranno l'emozionante mondo delle scommesse sui cavalli senza però ovviamente perdere un centesimo. La corsa dei cavalli è simulata da un giocatore che dovrà anche eseguire una specie di commento per tenere aggiornati gli altri giocatori che invece punteranno le loro scommesse sul tabellone. Esistono vari tipi di scommesse, ma ogni spazio, a parte le Exotic Finish, possono essere occupati soltanto da un segnalino scommessa. Alla fine della gara i giocatori riscuoteranno le loro scommesse e poi si eseguirà un nuovo round. Al termine del quarto round, il giocatore che avrà più monete sarà il vincitore. Dunque, una partita Ready, Set, Bet, come abbiamo detto, dura 4 gare e ciascuna gara deve essere simulata dal giocatore che si occupa appunto di muovere i cavalli sul tabellone. Quando tutti saranno pronti, perciò, e avranno impugnato i loro gettoni scommessa bonus, la gara comincerà. Il giocatore che muove i cavalli dovrà quindi lanciare i dadi e muovere di conseguenza di uno spazio il cavallo che corrisponde al risultato ottenuto. In questo caso 11 si muoverà questo. Mentre fa ciò, il giocatore dovrà commentare, magari anche in maniera da poter intrattenere gli altri, chi si muove, chi è in vantaggio ed eventuali risultati particolari, come ad esempio l'occhio di serpente, ovvero il doppio 1, oppure il doppio 6. Questo perché ci sono carte particolari che interagiscono con questi risultati. In ogni caso, comunque, ogni volta che il giocatore lancia i dadi dovrà far avanzare il cavallo corrispondente, e così via. Quando il giocatore, dopo aver ottenuto un risultato, ne ottiene un altro dello stesso valore, in questo caso abbiamo avuto un 8 conseguito da un altro 8, oltre a muovere il cavallo come al solito, dovrà muoverlo di un numero di spazi pari al bonus indicato all'inizio della propria riga, in questo caso quindi di uno aggiuntivo. Viene da sé perciò che, sebbene il cavallo 7 sia quello più avvantaggiato perché ha più risultati utili sul dado, i cavalli più esterni invece si muoveranno sì meno, ma se otterranno un risultato consecutivo all'altro, si muoveranno di addirittura 5 spazi in 2 turni. Man mano che il giocatore che gestisce la gara fa avanzare i cavalli, gli altri giocatori invece potranno decidere di scommettere sui cavalli stessi, in base al loro posizionamento e al loro intuito, ovviamente. Per scommettere, un giocatore piazza uno dei propri segnalini bonus scommessa su una qualsiasi degli spazi liberi, in questo modo. Ci sono 3 tipi di scommesse principali, ovvero quando un giocatore crede che un cavallo particolare riuscirà a vincere, in questo caso il giocatore giallo ha scommesso che il 9 arriverà per primo. Il secondo tipo di scommesse è quello centrale,
centrale significa che si crede che il cavallo su cui si scommette arriverà almeno secondo. In questo caso il giocatore verde ha scommesso che il rosso arriverà appunto almeno secondo. La terza colonna invece indica che il cavallo che si è scelto deve arrivare almeno terzo. Esistono poi altri tre tipi di scommesse, ovvero quelli qui sopra, che indicano la vittoria di una categoria, un qualsiasi cavallo blu, un qualsiasi cavallo arancio e un qualsiasi cavallo rosso, oppure il fatto che il cavallo numero 7, quello nero, arrivi quinto o addirittura peggio. Ci sono poi le prop bets, che sono scommesse un po' particolari, in quanto indicano un piazzamento migliore di un cavallo rispetto ad altri. In questo caso, se un giocatore piazza qui un proprio gettone, crede che il cavallo 4 arrivi prima del 9. L'ultimo tipo di scommessa sono gli exotic finish. Queste scommesse possono essere occupate da tre gettoni e chi piazzerà qua il proprio crederà che tutti i cavalli si siano mossi al termine della partita almeno di 6 caselle. Mentre i giocatori scommettono, quindi il giocatore che gestisce la gara continua a tirare i dadi e far muovere i cavalli, e non appena uno dei cavalli supera la linea rossa dovrà avvisare tutti. Questo perché non appena almeno 3 cavalli non hanno superato la linea rossa, i giocatori non potranno più scommettere ed eventuali gettoni che hanno ancora in mano saranno sprecati. La gara invece continua allo stesso modo e può concludersi con una vittoria senza storia oppure anche con un testa a testa appassionante. In ogni caso, per vincere un cavallo deve raggiungere la 15ª colonna, quella con scritto finish. A quel punto la gara termina a tutti gli effetti e si controlla chi ha vinto e chi ha perso le varie scommesse. Innanzitutto si verifica chi effettivamente è arrivato primo, secondo e terzo. In questo caso non c'è alcun dubbio, il primo è il 9, il secondo è il 7 e il terzo è il 4. In caso di parità fra secondi, allora entrambi i secondi sono sia secondi che terzi. Questo cavallo effettivamente è arrivato quarto. In caso ci sia soltanto un secondo e parità fra terzi, tutti i cavalli in parità come terzi saranno effettivamente arrivati terzi. In questo caso il 9 è primo, il 4 è secondo, il 7, l'8 e l'11-12 sono terzi. Una volta quindi appurate le posizioni dei vari cavalli, il giocatore che gestiva la gara dovrà mettere i vari segnalini di posizione sulla plancia. Ogni segnalino viene piazzato alla destra della tabella del suo posizionamento reale. In questo caso, ad esempio, essendo arrivato primo il 9, il segnalino primo classificato viene posizionato qui. Essendo arrivato secondo il 4, il segnalino secondo posizionato viene piazzato qui, mentre abbiamo tre segnalini terzo posizionato da piazzare, ovvero in corrispondenza del 12 qui, dell'8 qui e del 7 qui. Questi servono per avere una più chiara visione di chi ha vinto e di chi ha perso le varie scommesse. Ora infatti si pagano le varie scommesse e per fare ciò bisogna moltiplicare il segnalino presente sulle scommesse vincenti per il moltiplicatore presente sulla scommessa stessa. In questo caso 5 per 3. Perciò 15 monete per il giocatore giallo, che riottiene anche il proprio segnalino bonus scommessa. Abbiamo poi 16 monete per il giocatore grigio, 20 monete per quello verde e 6 di nuovo per quello giallo. Viene poi pagato allo stesso modo il secondo classificato e i vari terzi classificati. Si passa poi a pagare eventuali vittorie su altre scommesse, come ad esempio anche le prop bets, ed eventuali exotic finish andate a buon fine. Tutte le scommesse invece che sono andate a vuoto ricevono delle penalità in base al numero indicato all'interno del cerchio rosso sulla scommessa stessa. In questo caso la perdita non viene moltiplicata dal segnalino, perciò in questo caso il giocatore giallo perderà 2 monete, il giocatore verde 4, il giocatore grigio 2 e così via con tutte le altre. Se un giocatore non ha monete per pagare, ovviamente non pagherà nulla e non potrà andare sotto zero con le monete. Ora che il round è terminato, vengono tolti tutti i segnalini posizione dalla plancia, vengono tolte tutte le carte prop bets dal display e ne vengono estratte 5 di nuove, e si estrae la prima carta exotic finish e lo si posiziona sul primo spazio race libero. Il giocatore che gestisce la gara riporta tutti i cavalli sulla linea di partenza, dopodiché ogni giocatore pesca 2 carte VIP e decide quale tenere fra le due che ha pescato. L'altra viene scartata, mentre l'altra viene subito giocata facendo ottenere al giocatore il bonus indicato. In questo caso un nuovo segnalino bonus scommessa di valore 4, ma che fa perdere un -1 aggiuntivo se si sbaglia la scommessa. I bonus presenti sono molteplici, come ad esempio la possibilità di piazzare una delle proprie fish in una puntata già giocata, bonus di monete se escono risultati particolari e così via. Al termine della quarta gara i giocatori conteranno le monete ottenute durante la partita e chi ne ha ottenute di più sarà il vincitore.
vediamo ora le due varianti presenti nel gioco. La prima variante permette al giocatore che gestisce la gara di scommettere a sua volta. Il giocatore quindi dovrà prendere i relativi segnalini. Il giocatore quindi piazzerà tutti i propri segnalini scommessa prima che cominci la gara, ognuno su uno spazio diverso, in modo che non vada a coprire le eventuali vincite, perché gli spazi rimarranno liberi anche per gli altri giocatori. Da notare che il giocatore può scegliere qualsiasi tipo di spazio, incluse le prop bets e gli exotic finish. Al termine della gara, il giocatore perderà e vincerà le monete esattamente come gli altri giocatori. Da notare però che il giocatore non pescherà alcuna carta VIP al termine di ciascuna delle gare e che inizia la partita già con 18 monete. La seconda variante implica l'uso dell'app gratuita, ma che non contiene l'italiano. Io ho selezionato lo spagnolo, i giocatori quindi dovranno cliccare su partita casuale, dopodiché la partita comincerà e l'app farà vedere il movimento dei cavalli come se fosse un giocatore a lanciare i dadi, ma con un commento in spagnolo, secondo me eccezionale. Muy buenas, bienvenidos a un día en las carreras. Ha llegado el momento de vivir la emoción de las carreras. Pulsa el botón de reproducción para empezar la primera carrera. È possibile anche modificare la velocità del commento. Io di solito metto 2 secondi oppure anche meno per dare un po' di ritmo. E andiamo a vedere come funziona. Semplicemente basta cliccare qua sopra e la partita comincerà. El caballo 7 sale por la puerta. Ojo a este caballo. El caballo 6 hace una salida temprana. Un 3, un 5, un 9, un 8. Y el caballo 5 toma la delantera. Sí, vaya adelantamiento del caballo número 9 que toma la delantera. Y el caballo número 9 no pierde el tiempo y utiliza el bonificador consecutivo para tomar la delantera de carrera. È possibile mettere pausa cliccando in alto a sinistra e per il resto la partita prosegue come abbiamo visto. Questo gioco è stato per me letteralmente una sorpresa. L'ho comprato su consiglio di un amico e ci ho fatto già diverse partite in 4 e in 5 giocatori. Secondo me l'uso dell'app è imprescindibile, a meno che al tavolo non ci sia qualcuno molto bravo nel fare i commenti, che ne so, ad esempio Francesco Repice. Le regole sono semplicissime, si può giocare al massimo in 9 e quando si è parecchi sul tavolo vi assicuro che le fish volano per poter accaparrarsi le migliori scommesse, anche se magari a causa di un risultato imprevisto poi va a vincere un cavallo che era rimasto indietro. Devo dire che a tal proposito, almeno giocando con l'app, il set vince molto meno di quanto ci si aspetta e vincono molto più spesso i cavalli azzurri e i cavalli gialli. I cavalli rossi, se non ricordo male, li ho visti vincere proprio poche volte. Bella l'aggiunta delle carte VIP che cambiano leggermente le regole del gioco da una gara all'altra. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete domande, dubbi o commenti scrivetemi, io cercherò di rispondere il prima possibile. Infine vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao ciao!